Organizzazione della scena, ovvero quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione su Blender per dare ordine agli oggetti che popolano la scena. Allora, come in molte applicazioni grafiche, anche su Blender è possibile disporre di un sistema di layer. I layer sono visibili nella barra della 3D View e sono rappresentati da queste 20 caselle che identificano ogni casella identifica un layer. Cliccando su ogni casella viene attivato il layer corrispondente ed è possibile, utilizzando il tasto Shift, selezionare più layer contemporaneamente, quindi renderli attivi contemporaneamente. Come vediamo, non esistono nomi corrispondenti ai layer, ma sostanzialmente sono richiamabili attraverso i numeri e sono proprio i numeri della tastiera, non quelli del tastierino numerico, ma quelli nella parte alta della tastiera del computer, quindi tasto 1, 2, 3 e così via, che ci permettono di scorrere lungo i vari layer. Col tasto Alt possiamo accedere alla seconda fila delle caselle. Quando apriamo la scena di default di Blender, tutti gli oggetti presenti nella scena si trovano sul layer 1, sul primo layer. E la presenza di un oggetto su un layer è identificabile dalla presenza di un cerchietto grigio o arancione in funzione se l'oggetto attivo è presente sul layer corrispondente. Come facciamo a spostare un oggetto da un layer a un altro? Per spostarlo ci sono principalmente due modi. Possiamo selezionare un oggetto, ad esempio, spostarci nella Property Window, cliccare sulla sezione Object, simboleggiata da un cubetto arancione, e selezionare nella paragrafo Relations, selezionare qual è il layer in cui vogliamo posizionare il nostro oggetto. Come vediamo, adesso l'abbiamo spostato sul layer 6 e sarà quindi possibile vedere l'oggetto quando questo verrà appunto attivato. L'altra modalità è attivabile da tastiera, ovvero è possibile selezionare un oggetto, cliccare sul tasto M e scegliere il layer in cui vogliamo situare il nostro oggetto. È possibile posizionare un oggetto su più layer. Col tasto Shift, infatti, possiamo aggiungere più caselle. In questo modo l'oggetto selezionato sarà presente in più layer. Come evidente, l'uso dei layer è molto comodo quando dobbiamo organizzare la nostra scena e quindi avremo modo, per esempio, di raccogliere in un layer tutte le luci, in un altro layer tutti gli arredi se stiamo modellando un'architettura, in un altro layer tutte le pareti e così via. Insomma, possiamo organizzare in maniera logica gli elementi che popolano appunto la nostra scena. Oltre alla fase della modellazione, l'utilizzo dei layer è molto comodo anche in fase di rendering. Proviamo a vedere il senso di quanto detto con un esempio. Cancelliamo il cubo presente nella scena, quindi lo selezioniamo e col tasto X lo cancelliamo. Aggiungiamo una mesh monkey, quindi la testa di Suzanne, e per rendere un po' più gradevole alla vista, un po' più morbida e meno spigolosa, attribuiamo a questa il modificatore Subdivision Surface, dando 3 come valore di suddivisioni. Adesso
attiviamo il motore di rendering Cycles e dalla Property Window sulla sezione World selezioniamo il colore nero, facendo scorrere il cursore su questa barra verticale che va dal nero al bianco. A questo punto abbiamo il settaggio che ci serve per visualizzare direttamente nella 3D View la renderizzazione del nostro oggetto. Ci mettiamo in vista frontale, tasto 1, e in una delle due finestre attiviamo la visualizzazione renderizzata. Ecco, come vediamo è tutto nero. È tutto nero perché l'unica luce presente in scena, nella scena di default di Blender, si trova su un layer in questo momento non attivo. Attiviamolo e come vediamo adesso il nostro oggetto è illuminato. Proviamo a inserire nuove luci nella scena. Quindi tasto Shift A, Lamp, Point. Aggiungiamo un'altra, Shift A, Lamp, Point. Aggiunte le due luci, le posizioniamo su due layer differenti. Quindi la luce di sinistra la spostiamo per esempio sul layer 11, mentre quella di destra sul layer 15. Ecco, in questo modo abbiamo la possibilità di gestire diversi set di luci, in questo caso, e poterne vedere in maniera differenziata, in maniera autonoma, l'effetto sul modello. Se volessimo per esempio aggiungere una luce che faccia da controluce, possiamo ad esempio posizionarci in vista laterale, aggiungere una luce sun e orientarla secondo una direzione contraria alla vista frontale. Se vogliamo ne aggiungiamo una seconda, quindi duplichiamo questa presente. E questa volta la incliniamo per avere anche una luce proveniente dal basso e quindi ci permetta di illuminare la parte sottostante della scimmia in maniera radente. E a questo punto, se vogliamo, questo controluce possiamo posizionarlo sul layer, sia sul layer della luce di sinistra che col tasto Shift sul layer della luce di destra. In questo modo possiamo visualizzare la nostra scena con diversi set di luci in cui ci sono degli elementi condivisi e altri non condivisi. In questo modo l'utilizzo dei layer funge come strumento per valutare diverse opzioni, diverse situazioni della nostra scena. La stessa cosa si può tuttavia raggiungere anche con una maggiore elasticità e con maggiori opzioni a disposizione utilizzando non i layer, ma le scene. Le scene sono sostanzialmente i set di Blender, ovvero lo stesso file può contenere più set che possono essere simili o possono essere completamente differenti. Per creare una nuova scena dobbiamo cliccare sul tasto più del menu simboleggiato appunto dalle scene. Qui abbiamo diverse opzioni. In particolare, le prime due opzioni, New e Copy Settings, ci permettono di creare una scena nuova e vuota, senza oggetti presenti. La differenza tra New e Copy Settings è che nel secondo caso
i settaggi che abbiamo dato al rendering, quindi per esempio la risoluzione del rendering o ad esempio le unità di misura, ecco, questi settaggi verranno mantenuti. Nel primo caso invece verranno, nel caso quindi della scena new, verranno ripristinati secondo l'impostazione di default. Facciamo quindi un esempio. Per esempio, nella scena originale definiamo una diversa risoluzione, 1024x768, ad esempio, e definiamo l'unità di misura metrica. Ecco, a questo punto, se facciamo una scena, cliccando sul più, scena nuova, new, per riconoscerla, la chiamiamo New. In questo caso, come vediamo, la scena non presenta oggetti, non sono presenti oggetti in nessuno dei layer della scena, e le unità, come le impostazioni del rendering, sono state resettate alle condizioni di default. Ritorniamo sulla scena Scene e aggiungiamo una nuova scena, tasto più. Questa volta scegliendo l'opzione Copy Settings. Diamo anche a questa un nome significativo che ci permetta di riconoscerlo. Ecco, in questo caso, anche qui come vediamo, non abbiamo oggetti in scena, ma in questo caso appunto la risoluzione e l'unità di misura che abbiamo modificato, saranno mantenute. Le altre opzioni di nuova scena che abbiamo dal menu corrispondente necessitano di un ragionamento, ovvero l'architettura di Blender prevede un sistema di informazioni che si chiamano data, linkabili. Il sistema si chiama Data System e ogni blocco di informazioni si chiama Data Block. Un'informazione può essere, ad esempio, l'informazione che ci indica le caratteristiche di una luce, piuttosto che di una camera, ad esempio qual è la lunghezza focale di una camera o il colore di una luce. Le informazioni sono anche quelle che determinano la posizione di un oggetto o la sua mesh, quindi le informazioni geometriche di ognuno degli elementi, vertici, bordi o facce che lo compongono. Ognuna di queste quindi è un'informazione, un blocco di informazioni, appunto un data block. Questo sistema in ambito mesh si traduce con una dualità. Quando ci troviamo in object mode, stiamo lavorando sull'oggetto, che corrisponde sostanzialmente alle informazioni posizionali. Quando invece andiamo in Edit Mode, lavoriamo su quello che si chiama Object Data, ovvero in questo caso sulla mesh e quindi le reali entità, vertici, bordi e facce che appunto la formano. Per rendere più chiaro ed evidente la differenza tra i due elementi, diamo un nome significativo all'oggetto e alla mesh. Quindi, sotto la sezione Object troveremo il nome dell'oggetto e quindi la chiameremo Susan Object, mentre sotto la sezione Mesh potremo rinominare la mesh come Susan Object Data. Bene, proviamo adesso a duplicare l'oggetto. Ad esempio attraverso il comando Shift D, comando Duplicate. Facciamo la stessa cosa utilizzando adesso il comando Alt D, la combinazione di tasti Alt D. Quindi nel primo caso abbiamo utilizzato il comando duplicate,
con la combinazione Shift D, Duplicate Object. Nel secondo caso abbiamo utilizzato la combinazione di tasti Alt D, ovvero il comando Duplicate Linked, linkato. Qual è la differenza? Beh, la differenza è che, come vediamo anche dall'outliner, adesso abbiamo creato tre oggetti: Susan Object, Susan Object 1, Susan Object 2. Questi tre oggetti linkano a tre mesh, ma nel primo e nell'ultimo caso la mesh linkata, Susan Object Data, sarà la stessa, mentre nel secondo caso la mesh linkata sarà un'altra mesh che si chiama Susan Object Data 01. Questo si traduce nel fatto che, selezionando ad esempio la mesh originale, ma la stessa cosa si potrebbe fare direttamente sulla copia linkata, sarà possibile per esempio deformare il modello, e come vediamo la modifica fatta alla mesh sarà ripetuta anche sull'oggetto Susan Object 2, che fa riferimento appunto allo stesso, alla stessa informazione, allo stesso Object Data. Mentre la prima copia fatta attraverso il comando Shift D, quindi il comando di duplicazione semplice dell'oggetto, non avrà subito alcuna modifica. Ecco, questo discorso, cancelliamo gli oggetti, ci torna utile se vogliamo capire il funzionamento delle altre opzioni che abbiamo a disposizione nel momento in cui creiamo una nuova scena. In particolare, se creiamo ad esempio una scena secondo il comando Full Copy, diamo anche a questa un nome significativo, quello che vedremo sarà una scena del tutto identica alla scena iniziale, alla scena originale, ma attuando delle modifiche alla mesh della nostra scimmia, queste non saranno ripetute nella scena originale. Ed è possibile vedere anche dall'outliner che la scena full copy presenterà lo stesso numero di oggetti della scena originale, ma ogni oggetto avrà un nome diverso e anche gli object data, quindi anche le mesh, saranno altri oggetti. Se invece nel creare una nuova scena clicchiamo sul link object data, la nostra nuova scena avrà, lo vediamo sempre dall'outliner, un nuovo oggetto, Susan Object 2, ma che farà riferimento sempre a Susan Object Data, ovvero la stessa della scena. Come è intuibile, a questo punto, modificando la mesh,
Questa modifica sarà attuata anche sugli oggetti che linkano allo stesso object data nelle altre scene, come è appunto questo il caso. Naturalmente queste modifiche riguardano unicamente l'editing della mesh. Se ad esempio spostiamo la nostra Suzanne e magari la ruotiamo attorno all'asse X, questa modifica non si ripercuoterà nella scena originale. Se vogliamo invece che anche queste modifiche, ovvero le modifiche fatte a livello oggetto, siano linkate ad un'altra scena, allora l'opzione che ci resta da attivare è l'opzione per una nuova scena Link Objects. In questo caso, gli oggetti in scena saranno collegati con la scena originale, come è possibile vedere dall'outliner. La scena Link Object presenterà gli stessi elementi presenti nella scena Scene con lo stesso nome, il che vuol dire che modificare un elemento in una scena o nell'altra produrrà gli stessi effetti. Se ad esempio adesso, selezionando la solita testa di Suzanne, la spostiamo e per esempio la ruotiamo verso il centro, vedremo che la scena Link Object avrà subito la stessa modifica. È possibile, ad esempio, aggiungere nuovi oggetti alla scena linkata, ad esempio duplicando la scimmia esistente. In questo caso utilizzerò la combinazione Shift D in modo da non duplicare la mesh, da non linkare la mesh. Ruoto anche questo modello verso il centro e questo oggetto, come vediamo anche dalla coloratura che possiamo notare, la coloratura dell'origine del modello diventa celeste se è linkato a qualche altro elemento presente in una delle scene. In questo caso è arancione come al solito. Ecco, come possiamo vedere, se andiamo invece nella scena originale Scene, non avremo il nuovo oggetto. In questo modo quindi possiamo fare delle modifiche, sostanzialmente versioni differenti del progetto, se questo stiamo facendo, mantenendo però alcuni elementi collegati e quindi potendo mantenere aggiornata la scena in qualche modo consolidata del nostro modello e potendo fare quindi delle variazioni su singole parti. Vale la pena osservare che ogni oggetto di cui sono presenti più istanze nel modello, ovvero è utilizzato da più utenti, così viene definito su Blender, viene segnalato dalla presenza di un numero nella sua casella Object. Ovvero, in questo caso, come vediamo, l'oggetto Susan Object è istanziato due volte, ovvero sono due gli utenti che utilizzano questo oggetto. Cliccando sul 2 sarà possibile rompere questo legame e quindi creare un nuovo oggetto, le cui trasformazioni quindi non si ripercuoteranno sulla scena originale. Bene, esiste un
Un altro strumento che ci permette di gestire in maniera logica le entità del nostro modello e si chiamano gruppi, ovvero è possibile selezionare più oggetti e raggrupparli utilizzando la combinazione di tasti Ctrl G. Come vediamo, viene creato un nuovo gruppo, possibile dare un nome al gruppo, quindi 2 Susanna. E gli oggetti appartenenti al gruppo saranno marcati con un profilo, un bordo verde. Nella property window, inoltre, noteremo la presenza di un nuovo slot che identifica appunto il gruppo. Potremo quindi, in qualsiasi momento, selezionare più oggetti e aggiungerli a un nuovo gruppo con la combinazione di tasti Ctrl G. Definirne il nome e, se vogliamo, far appartenere gli stessi oggetti a più gruppi, a più raggruppamenti. Ctrl G, selezionando anche la camera, possiamo fare un gruppo camere e luci. In questo modo, ad esempio, questa luce sarà presente sia nel gruppo luci che nel gruppo camere. L'utilizzo dei gruppi offre alcune comodità nella modellazione, ovvero per esempio è possibile selezionare un oggetto e poi selezionare gli oggetti appartenenti allo stesso gruppo cliccando su Select Grouped Group. Il programma ci permetterà di scegliere quale tra i gruppi in cui appartiene l'oggetto selezionato vogliamo selezionare, quindi per esempio luci, e quindi avremo una maggiore facilità a selezionare oggetti appartenenti allo stesso gruppo. Un'altra comodità è quella che abbiamo dall'outliner, che ci permette una visualizzazione per gruppi degli oggetti in scena, e che quindi ci consente di poter facilmente andare a selezionare i singoli oggetti di ogni gruppo. Dal tasto destro del mouse, cliccando sul tasto destro del mouse sopra un gruppo, sarà possibile annullare un gruppo, ovvero cancellarlo, cliccando su Unlink Group. Allo stesso modo possiamo ad esempio nascondere o rendere non selezionabile o non renderizzabile tutti gli elementi che appartengono a un gruppo. Un altro utile utilizzo dei gruppi è infine quello che possiamo fare utilizzando l'opzione di importazione di oggetti nel modello. Questo è possibile utilizzando i comandi link o append. La differenza tra link e append è che append ci permette di incorporare gli oggetti nel nostro file in maniera definitiva, mentre il comando link ci permette di creare un collegamento con un file esterno e quindi mantenere aggiornate le entità linkate nel file in funzione delle modifiche fatte all'originale. Ecco, è possibile utilizzare i gruppi in questo modo.
per mostrarlo salvo il file come file blend Susan 2. Apro un nuovo file. Potrò a questo punto cliccare su file, cliccare sul link o append, scegliere il file Susan 2, andare sui gruppi e scegliere il gruppo che vogliamo appunto embeddare.